Intanto ferma condanna, sono stato il primo ieri ad essere intervenuto già nella conferenza dei presidenti dei gruppi del Comitato delle Regioni per quanto accaduto. Questi sceriffi rossi che pensano di avere il diritto e il dovere di impedire a chi ha idee diverse da loro di poterle manifestare in maniera civile, libera, insomma quel convegno, un convegno che si svolge tutti gli anni, fatto da associazioni, fondazioni, think tank conservatori a cui partecipano ministri, capi di Stato, capi di governo, ex capi di Stato, parlamentari europei, democraticamente e liberamente eletti e scelti dai popoli europei a rappresentarli. Gli è stato impedito di parlare. Il nostro fermo intervento, anche quello della Presidente Meloni, che è Presidente del Partito dei Conservatori, oltre che Presidente del Consiglio italiano presso il suo collega belga, ha prodotto l'effetto sperato, e quindi c'è stato un intervento forte sia del governo belga che del Consiglio di Stato, che ha negato la legittimità di questi atti di prevaricazione fatti dai sindaci dei municipi brussellesi, e oggi questo convegno si sta svolgendo liberamente e civilmente come era annunciato, e spero che tutta la campagna elettorale si possa svolgere senza queste provocazioni e senza limitazione della libertà di opinione su cui si fonda l'idea stessa della civiltà europea.